Celestino Vescovo, servo dei servi di Dio, a tutti i fedeli Cristo che prenderanno visione di questa lettera, salute e apostolica benedizione. Tra le feste solenni che ricordano i santi, è da annoverare tra le più importanti quella di San Giovanni Battista, in quanto questi, pur provenendo dal grembo di una madre sterile per vecchiezza, tuttavia fu ricolmo di virtù e fonte abbondante di sacri doni, fu voce degli apostoli, avendo concluso il ciclo dei profeti, ed annunziò la presenza di Cristo in terra mediante l'annuncio del Verbo e miracolose indicazioni. Annunziò quel Cristo che fu luce nella nebbia del mondo e delle tenebre dell'ignoranza che avvolgevano la terra. Per cui per il Battista seguì il glorioso martirio, misteriosamente imposto dall'arbitrio di una donna impudica, in virtù del compito affidatele. Noi, che nel giorno della decollazione di San Giovanni, nella chiesa benedettina di Santa Maria di Collemaggio in Aquila, ricevemmo sul nostro capo la tiara, desideriamo che con ancor più venerazione tal santo venga onorato, mediante inni, canti religiosi e devote preghiere dei fedeli, affinché dunque in questa chiesa festività della decollazione di San Giovanni sia esaltata con segnalate cerimonie e sia celebrata con il concorso devoto del popolo di Dio, e tanto più devotamente e fervidamente lo sia, quanto più in tale chiesa la supplice richiesta di coloro che cercano Dio troveranno tesori della Chiesa, che risplendono dei doni spirituali che gioveranno nella futura vita, forti della misericordia di Dio Onnipotente e dell'autorità dei Suoi Apostoli Santissimi Paolo e Pietro. In ogni ricorrenza annuale della festività, assolviamo dalla colpa e dalla pena, conseguenti a tutti i loro peccati commessi sin dal battesimo, quanti, sinceramente pentiti e confessati, saranno entrati nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio dai vespri della vigilia della festività di San Giovanni fino ai vespri immediatamente seguenti la festività, dato in Aquila il 29 settembre nell'anno primo del nostro pontificato. Eminenza, a nome di tutte le aquilane e gli aquilani che da secoli conservano questo dono, io affido per 24 ore a lei questa bolla affinché questo messaggio possa diventare universale. Grazie. È veramente commovente questo momento. La ringrazio. Spero che ci serva a conservare un pezzo dei nostri cuori. Veramente, grazie. Veramente. Grazie. Ecco, adesso il cardinale Comastri, insieme a tutte le autorità ecclesiastiche, il vescovo dell'Aquila Giovanni Giuseppe Molinari, il vescovo ausiliario dell'Aquila Giovanni D'Ercole, il sindaco, anche ecco, il sottosegretario Letta. Vediamo davanti, c'è il sindaco che adesso sta parlando con il sottosegretario Gianni Letta, il presidente del Consiglio Comunale Pierpaolo Benedetti, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il sottosegretario Gianni Letta, che si avvicinano alla Basilica di Collemaggio per l'apertura della Porta Santa. Manca ormai davvero poco all'apertura della Porta Santa per la 717esima edizione. Molto bello il messaggio di Cialente nel dare la bolla a Comasta e dirgli che questo messaggio possa diventare universale. Come il messaggio, insomma, di Celestino V sulla pace e sul perdono. C'è un canto religioso che sta accompagnando l'avanzata verso la porta. Noi naturalmente nel corso delle immagini vi ricordiamo di rimanere sintonizzati su TV1 perché siamo in diretta e continueremo a seguire in diretta
la perdonanza celestiniana anche dal web all'indirizzo www.tv1q.tv.